Ho in mente un nuovo progettino tipo diario settimanale, cioè invece di fare i vlog volevo fare dei piccoli spezzoni di tutte le mie giornatine. Non sarà niente di chissà che cosa, ma è giusto per partecipare alla mia vita e niente, anche per un diario mio di viaggio, che ho una memoria proprio di ferro, almeno così mi ricordo le varie cose, varie fasi della mia vita. Niente, io sto al secondo giorno dell'antibiotico, mio marito è così dolce che mi ha voluto passare la sua influenza, io poi non è che mi dura 3 giorni come dura lui, poi va a lavorare e bene o male si rimette in carreggiata, a me se non sono 15 giorni di penicillina non guarisco. Benissimo, ho appena fatto colazione, cottate, sto finendo il mio latte a fatica. Stasera mi farò un po' di fagiolini con gli hamburger. A pranzo, boh, non lo so, vediamo un po'. Un paninetto, mo vediamo. Ho appena fatto un disegno su Chiara d'Alessandro, ma mi sa che visto l'aria che tira, non lo posto adesso, lo posto più avanti, se no uno pensa che vuole fare views con il suo nome, visto che lei è la storia di YouTube. Poi è una riaccia, perciò preferisco di no, posterò a fine mese forse. Dunque, ho perso una marea di iscritti, io ne ho pochi, ma penso che quando ne hai tanti così, perderne 1000 più in pochissimo tempo, sono soldini che perdi, ma non so come funziona esattamente YouTube, non è che so pratica, perché tanto io sto a 300, se tutto, neanche. Perciò adesso sto lontanamente dai miei pensieri. Però penso che, essendo l'unico scopo della sua vita, sia abbastanza traumatica la cosa. Mamma mia. Tempo fa, un annetto fa quando ho iniziato, ho parlato di Giacomo Scuderi, che faceva dei video con Trudi e faceva parte dell'Oasi del Randagio. Un'associazione no profit che si occupava di cani randagi. Allora, adesso YouTube non, cioè il suo canale non ha rimosso tutto il video dei cani e tutto quanto. Mi è stato detto da più di qualche persona. Io il video non l'ho rimosso perché comunque ho messo le specifiche per andare sulla sua pagina Facebook oppure sul sito. Comunque adesso vi faccio vedere esattamente dov'è su Facebook. Randagio. Adesso si stanno occupando di Lazzaro, un cane maltrattato, completamente paralizzato, poverino, io li seguo tantissimo e col fatto di andare a fare la dichiarazione dei redditi ci donerò l'uno per mille, come si chiama? Sì, l'uno per mille. Comunque questo qua, l'oasi del randagio. Un giorno avrò i soldi per comprarmi un divano nuovo. Vabbè, dai. Un po' di freschezza estiva ce l'ha, sembra un po' rustico. Praticamente ho messo, sono riuscita a fare solo questo oggi perché sto male. Ho messo il copripiumino dell'IKEA, perché tanto non riesco a sfruttarlo sul letto perché è troppo corto. Ma l'ho messo dalla parte quadrettata, che se no c'è i fiorellini, e l'ho messa sul divano, bello fresco, dai, accontentiamoci. Allora, oh, c'è un cacchio da mettermi, ragazzi, 10 kg messi sopra, in più in pochissimo tempo sto nella cacca più assoluta. Poi la cosa peggiore è questo, sono diventate enormi, non c'è più niente che mi va, ragazzi. Questo vestito mi andava lento lento l'anno scorso, quest'anno esplodo, guarda che cacchio di bocce ne sono venute su. Ho smucinato tutto l'armadio per vedere se c'è qualche vestitino estivo. Ne ho trovati due, uno di cui mi fa troppi fianchi. Ma a me mi interessa per casa, possibile, non male, 2 maglie ce l'ho. Ma per casa non è che posso andare in giro con quelle camicette la notte, perché l'unica sono l'unica cosa che mi entra. Ma è un po'. Dovrò comprare qualche cosa. Cosa di carino oggi? Niente? Non dici niente? Eh? Come mai non dici niente?
Però quando parlo al telefono urli come un'aquila. Adesso che ti riprendo stai zitto? Come mai? Parla. Dimmi qualcosa. Dimmi qualcosa. Cucù. Ciao Oscar. E tu? Che mi dici tu? Teti? Buongiorno Teti. Buongiorno Teti. Stupidina. Buongiorno, buongiorno Teti. Buongiorno. Situazione panni oggi. Che palle. Ma vi rendete conto che ancora gira? Ho ancora la roba di lana. Ok, è una settimana che fa caldo, te. Siamo quasi a luglio, ragazzi. Metà giugno, ancora ho la roba in mezzo di lana. Non ce la faccio oggi a raccoglierle. Non so, sotto antibiotico, sto male. Oh. Vorrei mangiarmi 100 grammi di pane con un po' di formaggio spalmabile senza lattosio. Dovrei mettere il prosciutto crudo, ma non ce l'ho, metterò lo speck. Il pane, metto questo qua di segale, va. Vediamo un po'. Io non ho fame per niente, ragazzi. Non ho fame per niente. Quanto mi si darà una fetta? No. 54 grammi. Ok, 100 grammi è esageratissimo. Vabbè, vi preparo un panino. Il mio pranzo pronto. Non ho fame per niente, penso che mangerò prima una fettina, poi più tardi quell'altro. Non è che abbia molto appetito, però qualcosa devo pure mangiare. Poi mangio pure in piedi. Aspetta, spengo questa luce. Mangio in piedi. Non mi apparecchio, non faccio niente perché sono di una pigrizia assoluta. Poi da quando sono operata di sedere, praticamente non mi siedo mai. Difficile che mangio seduta perché mi dà fastidio, un po' mi devo alzare, mangio un boccone e mi alzo, tanto vale mangio in piedi. Infatti non sono molto di compagnia. Buon pranzo! Guardate che carino. Il mio angolino verde, che Teti, la pappagallina, già mi ha mangiato un po' di rametti. Questo lo vedrete presto in un progettino che ho fatto di recupero. E mi piace tantissimo, dà un tocco di luminosità, molto carino. Anche perché la mia casa non è, come si dice, casa non è altezza fatta su misura per l'uomo, ma è fatta su misura per pappagalli e cani, perciò è un casino. Dai, Luna, entra. Infatti queste tende qua originariamente non ci dovevano stare perché è un'arcata fatta di pietra, dovuta mettere per il pappagallo. Le lanterne l'ho dovuta mettere perché se no lui si arrampica sulla tenda, infatti me l'ha distrutta. Me l'ha distrutta, ne dovrò prendere un altro paio per vedere se aveva un po' paura con queste lanterne, invece ci gioca. Qua sul televisore ho il panno perché lei perennemente sta qui, cioè non ha altri posti da stare che sulla mia TV. Il copridivano, il mio divano ha più copridivano che altro perché comunque c'ho questa bestia qua, lei, vero Luna? È un macello, qua è coperto perché se no me lo mangia. Invece oggi è particolarmente tranquillo, devo ammettere, sta sul suo posatoio dove dovrebbe stare senza distruggermi niente, vero Oscar? Sei bravo tu? Eh? Sei bravo? Volevo posticipare un pochetto.
Metti a fuoco. Volevo posticipare un pochino la mia ricostruzione, che poi a fine mese devo andare da mia figlia, ma sono 2 mesi che porto questa ricostruzione e niente, mo mi faccio un paio di orette di ricostruzione di unghie, non è che sto... Non andava per niente, mannaggia Pippo. Vabbè. Allora, qua sto preparando la pasta fredda per mio marito domani che va a lavorare. I fagiolini cotti al vapore sono pronti, devono solo raffreddare. Gli hamburger sono qui, sono quelli dell'Eurospin. Hamburger di bovino adulto che farò sulla piastra. Qua sto lessando delle uova. E niente, direi che siamo avanti per la cena. Luna, apprezzi il copridivano bello fresco? Ti piace? Ti piace cagnetta? Oh, fa caldo, amore, è vero. Guarda che musetto triste. Che musetto triste. Buongiorno. Terzo giorno antibiotico. Mi sono lavati i capelli. Adesso dovrò dare una mezza sistemata alla casa perché oggi vengono i tecnici dell'allarme per il controllo annuale. Mi do una leggera truccatina, anche se stanotte proprio non ho dormito nulla, sto un po' a pezzetti perché ho un mal di gola terribile, mi sa che toccherà fare un salto dal dottore, cioè un'altra volta, ecco. Niente, allora mi ho fatto appena la doccia, lavato i capelli, faccio il letto e do una spazzata veloce e riprendo il mio meritato caffè. Buongiorno a tutti comunque. Buongiorno. 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 Mi fa la cacca, amore, eh? Buongiorno, Teti. Buongiorno Teti. Buongiorno Teti. Fai la cacca, eh? Non la fare in giro, va bene? La casa è mediocramente pulita, mediocramente, vabbè, è pulita in maniera, secondo me, basilare proprio. Una spazzata, una lavata ai bagni, fatto il letto, stop, perché ancora sto da po', è giusto per rendere parvenza di pulito a chi viene stasera a aggiustarmi l'allarme. E adesso vi faccio un bel caffè e niente, qua anzi migliore, io c'ho un mantecura da morire. Boh, vi volevo far vedere una cosa. Pensionata a disegnare questa bella immagine qui, però a effetto contrario, nel senso da un cartoncino nero a disegnarlo in bianco e fare effetto, come si dice, a contrasto, insomma, fare l'esatto contrario, cioè da un foglio nero fare il disegno bianco, non l'ho mai fatto. Oddio che schifo sto braccio, madonna, vabbè, non l'ho mai fatto, lo volevo provare a fare. Adesso mi prendo qualche giorno di riposo almeno per quanto riguarda il disegno, perché oltretutto anche ho sbattuto malamente la mano destra e mi fanno male terribilmente le dita già da un mese. E adesso le sto tenendo un pochettino a riposo, anche perché qualche disegno l'ho già preparato, poi l'ho messo in lista sul mio canale. Però quello è un disegno che vorrei tanto fare. Prossimamente mi dovrò rifare la tinta perché ho una buona centimetrata di ricrescita, così vado da mia figlia tutta bella sistemata. Adesso mi faccio un caffè. Raccolti i panni, adesso li piego e avviamo la prossima lavatrice. Anche questo è fatto, panni piegati. Pranzo di oggi, mozzarella
Quest'amo essere senza lattosio e due fettine di speck. Stavo guardando sui consigliati di YouTube. Chiarona ha riproposto il giveaway e quasi quasi ci provo pure io perché la spazzola a forma d'unicorno è qualcosa di unico, imperdibile. Ciao bimbo bello. Ciao bimbo bello. Ciao bimbo bello. Ciao bimbo bello. Oh, e ti gonfi. Ti gonfi, ti gonfi, ti gonfi. Allora, questi qua sono i giochi del mio pappagallo. Poi dici che non bisogna dare giochi pericolosi, ma lui può giocare su tutte punte smussate. Lui gioca con i cacciaviti. Se li porta ovunque, pure a Ninna, vero amore? Eh? Pure a Ninna te le porti, cacciaviti. Farò un po' di una fettina di vitella ai ferri, con un po' di insalata. A mio marito ci aggiungerò un hamburger che mi ha avanzato e dei fagiolini. Sì, stasera questo. E siccome è un danno proprio all'impianto dell'allarme, molto probabilmente ci metteranno anche tanto, perciò niente, farò una cosetta veloce. Buongiorno, oggi va leggermente meglio. Fortuna, sette quarto giorno antibiotico, il tempo è mezzo soleggiato e mezzo nuvoloso, fa caldo, però secondo me è ancora molto sopportabile, si sta bene. Stamattina dovevo uscire, invece i programmi sono cambiati, perciò farò la mia vita da casalinga. Farò la mia vita da casalinga solita. Ho tirato già fuori pranzo per me, niente. Cena per mio marito. Per me stasera pesce, poi vi farò vedere la ricetta. Non l'ho mai provata, vediamo un attimino. Dovrebbe essere abbastanza saporita per non farlo sempre al forno, semplicemente. Adesso che ho preso protettore per lo stomaco, così posso prendere l'antibiotico. E farò la mia colazione. Eccola qua la mia colazione. Due fette biscottate. Latte e caffè. La mia vitamina D e mio ferro. Prima ho visto la seconda puntata di Chernobyl, che fanno vedere su Sky. E è una serie bellissima. Mette tanta ansia per creare Dio, perché purtroppo è una storia vera. È quello che ti spaventa di più, nel senso che chissà quante volte è successo e non si è saputo e quante volte succederà una cosa del genere. E comunque sì, una serie che sto seguendo, vale veramente la pena. Chi ha Sky lo può tranquillamente vedere ogni lunedì. Cioè praticamente verrebbe la domenica notte in diretta con l'America, come facevano per Game of Thrones praticamente. E lunedì esce, diciamo, lo vedo in mattinata o quando capita, tipo il giorno dopo, ecco, non è. E vedetevelo, è proprio bellissimo, proprio bello, 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 è fatto pure bene, merita. Stavo pensando che è una cosa stranissima. Diciamo, questo diario di viaggio mi è stato consigliato, cioè non consigliato, è una cosa che dovevo fare diciamo, per la mia psicologa, e ho pensato di unire l'utile al dilettevole e poi farlo anche con voi, insomma, perché è un percorso di miglioramento che sto cercando di effettuare. E
volevo fare comunque, vi volevo comunque fare partecipi, perché ormai fate parte della mia vita, cioè per me YouTube è stato già di per sé solo prima è stato un qualcosa che mi ha aiutato molto. E com'è strana questa cosa che io ho estrema difficoltà, diciamo, a parlare o avere contatti con altre persone, se le conosco da tempo no, però se a primo impatto io tendo sempre a isolarmi, a non avere, cioè ci vuole tantissimo, ora che mi espongo riesco a parlare tranquillamente, come adesso sto parlando con una videocamera, però è come se stessi parlando con voi. E secondo me questa cosa è una forma di miglioramento non indifferente, perché dà una forte autostima. Me ne sono accorta, è una cosa liberatoria, primo. E poi aiuta veramente tanto. Contrariamente uno può pensare, vabbè, così ti rinchiudi ancora di più in te stessa perché non stai parlando realmente con le persone. Però per me sì. Per me sì, per me sto parlando veramente con delle persone e sto vedendo che comunque riesco anche a interagire un pochino meglio con le persone, diciamo, in vita reale, ecco. Diciamo che prima facendo l'estetista io più che parlare ascoltavo tantissimo, comunque però c'avevo un contatto continuo, quasi intimo con le mie clienti. Poi ho avuto un calo mostruoso e sono diventata completamente introversa. Anche adesso se mi dici dai prendi la borsa e usciamo, a me prende il panico perché non me la sento proprio cioè io mi devo preparare prima psicologicamente. Comunque dai, a piccoli passi affronteremo anche questo. E speriamo di migliorare ancora di più. Ok, è l'ora di giocare una partitina con mia figlia a Paladins. Sembra una vera gamer. A dopo. Ci ho fatta. È quasi l'ora di cena, la cena è pronta, devo solo scaldare. Per oggi vi saluto. Ci vediamo domani. Andiamo a fare la spesa. No. Sono pronta a fare la spesa, sono le 7:30 di mattina. Devo andare prima in posta e poi andrò all'Eurospin. E mi sento a disagio, ragazzi, mi sento gonfia, mi sono messa questa maglietta. Però mi segna un po' i fianchi, vabbè, metterò la borsa davanti, che devo fare? Speriamo di sgonfiarmi al più presto. Intanto è una bellissima giornata. Molto bella. Tiro già un po' di arietta, perciò dovremmo star bene a fare la spesa oggi. Quanta giornata devi. Sono tornata a casa. Sono quasi le 11. Non ho preso un granché questa volta. Col fatto che devo partire non voglio avere troppa roba in frigorifero. Ciao, Eurospin. Ho messo a posto la spesa. È mezzogiorno e mezzo, dovrei mangiare qualcosa, ma non mi va. Anche perché c'ho un po' di mal di stomaco. A questo punto aspetto un pochino, bevo, cerco di riidratarmi, ma adesso mangiare non mi va proprio, no, no. E ho anche girato un video appena adesso sull'aggiornamento della mia sleeve, un video sfogo praticamente, e niente, sai, vi dico, un caffè me lo faccio. La mia cena di stasera. Piadina con salmone, fettina di mozzarella, questa qui amo essere, e insalatina da taglio. Vi
Vediamo un po' che esce fuori, lo passerò leggermente in padella giusto per fare la crosticina alla piadina. E vediamo un po' se esce buona, spero di sì. Adesso lo farcite, poi le passerò velocemente sulla piastra. E questa sarà la nostra cena, io me ne mangerò tanto così. Però sembra appetitoso, buono. Oggi siamo un po' in giro, però ha piovuto fino a poco tempo fa, siccome c'è un mercato rionale, e col fatto che ha piovuto aveva poca roba, pochi banchi esposti, perciò non ho preso quasi niente, però ho preso un reggiseno, delle mutandine, almeno per quanto sto via, cioè mi servivano per forza, ecco. Delle cosine un po' nuove. Adesso domani, se Dio vuole che non piove, andiamo in un bellissimo mercato che sta verso le montagne, a Sermoneta si chiama, e cioè a Sermoneta si trova, e il mercato è quello di Monticchio, è enorme, grandissimo, e niente, comunque qualche cosetta l'ho presa. Verina caldo. Vero Luna, amore? Che caldo? Dai, non ci sta così male oggi. No. Oh, piccola. Ieri è stata fatta una sorta di griglia di ferro zincato a freddo, che non è tossico, per i pappagalli. Almeno posso tenere la finestra aperta. Per adesso è solo messa provvisoriamente, poi andrà fatta una specie di cornice in maniera che rimanga fissa, c'è una piccola apertura per poter aprire la maniglia, però almeno posso tenere la finestra aperta senza paura che il mio pappagallo scappi. Le mie lanterne cinesi, ma sono un po' pesantine, erano messe tutte in alto, sono tutte calate, le dovrei rimettere. Quando ho un attimo di tempo le rimetto su, perché i rametti ancora un po' fini, anche se poi a fine stagione si irrobustisce, adesso sono tutte calate. Questo giardino di piantine grasse non hanno avuto un gran sviluppo quest'anno, risulta semplicemente solo un po' più selvatico. Però tutto sommato non l'ho modificato quest'anno, visto che le piante sono tutte sopravvissute e fa ancora un bel effetto. Ora tutto da finire, purtroppo dobbiamo fare ancora i mattoni a terra, però ho messo una vecchia poltrona, l'ho ricoperta con i copri poltrona, insomma, per poterla sfruttare anche esternamente. Ho messo tre sedie che erano di un vecchio bar di mio zio che vorrei ridipingere di bianco. E questa poltrona di legno invece l'aveva fatta mio suocero, e gli devo solo ridare un altro po' di bianco per ringiovanirla un pochino, però ecco, insomma, è abbastanza ordinato. Vedete, così mio pappagallo è un po' controluce, non si vede, però non rischia di fuggire fuori dalla finestra, ma può sentire tutti i rumori, gli uccellini che cantano, vero amore? Sei più immerso nella natura così? Ti piace? Ti piace sentire fuori, amore? È bello, eh? Scende domenica. Stiamo andando al mercato. Uno bellissimo, grandissimo. Se vi filmerò qualche cosetta se ci riesco. Poi andiamo a mangiare qualche cosa fuori oggi. Oggi questa maglia qua non mi piace assolutamente. Questa qui. Però è fresca. Vediamo. Mi fa un po' troppo le forme. Vabbè, è bella bianca. Va benissimo. Sì, il letto non è fatto, ma non fa niente. Già, non l'ho fatto e faccio prendere aria.
vediamo. Questo è il mercato di Monticchio. Ieri stavo con Piazza Panda e qui direi che se ieri sera è fatto per cuore di chi. Ok ragazzi, il mio weekly vlog finisce qui. Oggi esattamente ho fatto da lunedì a domenica. Se dovesse piacere così, adesso è stata una prova insomma, se dovesse piacere lo rifarò a settembre, perché appunto col fatto che parte vado da mia figlia filmerò qualche cosetta, però monterò una volta arrivata a casa. Sarà un vlog molto più lungo col fatto che ci sto 2 settimane abbondante, insomma quasi 3. E niente, allora adesso monterò questo video, se vi piace, se vi può interessare, se può reputare che vi faccia compagnia, a settembre ricomincerò a farli. Per adesso vi do un bacione, vi ringrazio del vostro sostegno e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!